Ciao a tutti e bentornati a Radio Puggini On Air. Fiorello si alza che fuori è ancora buio per andare al Foro Italico per la sua trasmissione Viva Rai 2. Prima di prepararsi, registra un video che posta sul suo account social. Lo showman vuole dire la sua su Pier Giorgio Giacovazzo. Reagisce al commento sarcastico del giornalista del TG2 su sua figlia 17enne. Ci sono rimasto un po' male, sottolinea. Angelica non ha velleità artistiche. Giacovazzo, dopo aver mandato in onda al telegiornale il servizio dedicato alla prima esibizione in TV di Rosario con Angelica, che hanno duettato per celebrare la festa del papà, pensando di avere il microfono chiuso, ha commentato: "Che carini, ora a questa daranno 12 trasmissioni". La Rai ora ha aperto un provvedimento disciplinare contro Pier Giorgio per il comportamento increscioso e inappropriato. Il 63enne, nella clip Saluta i follower, poi esordisce: "Volevo solo dire che oggi parleremo di questo casino che è successo ieri, il fuori onda del TG2, però volevo che sapeste subito che io e Pier Giorgio, il giornalista del TG2, ci siamo sentiti, ci siamo scritti e ci siamo chiariti, quindi non è successo niente, sono cose che capitano, ne parlerò in trasmissione". "Lo dico solo a voi", prosegue Fiore, "se dovessero venire fuori onda, i fuori onda che faccio io, altro che provvedimenti disciplinari, mi dovrebbero arrestare, quindi chi meglio di me può capire un fuori onda?". Detto questo, la reazione della Rai è stata esageratissima, ma sono sicuro che non succederà niente e quindi, per quanto mi riguarda, tutto è bene quel che finisce bene. Pier Giorgio, il giornalista, è una brava persona. Ogni tanto succede. Il mattatore catanese sottolinea: "Certo, lì per lì, quando l'ho sentito, ci sono rimasto un po' male, perché insomma, c'è di mezzo una ragazza, pure se è mia figlia, la figlia di Fiorello è una ragazza, tutto qui". Poi Rosario conclude: "Volevo dirlo prima di andare in diretta, ci siamo sentiti e lui carinamente mi ha chiesto scusa, ma non ce n'era neppure bisogno perché io capisco i fuori onda mi capitano. Se dovessero lasciarmi aperto un microfono, porca miseria. Comunque, tutto a posto, ditelo in giro. Certo che quando ci sono di mezzo io, pure quando canto con mia figlia, succede un casino. Tra l'altro, mia figlia non ha velleità artistiche, non vuole proprio fare questo mestiere. Almeno per adesso è così. Vi voglio bene, a dopo". Fiorello, anche durante Viva Rai 2, smorza il polverone. Queste cose scappano. Io e Pier Giorgio ci siamo sentiti al telefono e l'abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male. Sul provvedimento disciplinare commenta: "Non so se hanno intenzione, ma io mi auguro di no. Uno fuori onda è libero di fare quello che vuole, viva la libertà d'espressione". Il siciliano ironizza anche sulla possibilità di affidare alla figlia 17enne Angelica le 12 trasmissioni, prendendo spunto dalla frase del giornalista: "Io mi sono preoccupato non per quello che ha detto, ma per il fatto che ha detto che le daranno 12 trasmissioni. Metti che le danno Sanremo e fa Sanremo insieme a Morgan. A me tocca andare". E quindi, tutto bene che finisce bene, quel che finisce bene. Qui a Radio Puggini On Air è tutto. Ci sentiamo ad una nuova puntata di Radio Puggini On Air e vi lasciamo con un brano di Marco Puggini, dal titolo Credo. Giorno partirò, l'ultimo viaggio, e ti deluderò perché non avrò avuto coraggio. Un giorno partirò verso l'ignoto, ma ti raggiungerò, troverò un modo per farmi sentire con poche parole in una canzone. E ti spezzerò il cuore senza una vera ragione, una vera ragione. Credo, oh, ci sia qualcosa di meglio, oh, e credo a questo poi a quello, oh, forse non uso il cervello, oh, ancora credo. Oh, a quello che non vedo. Oh.
come se fossi cieco, nego, mi spezzo ma non mi spiego, leggo. Un giorno partirò all'avventura, forse sarò lassù, oltre la luna, distante dal mondo, dalla materia, dal tempo. Un giorno partirò, ultimo volo, andrò dove non è mai stato l'uomo per capire chi sono, se c'è qualcosa di buono oltre l'ozono, e ti spezzerò il cuore. Ti spezzerò il cuore senza una vera ragione, una vera ragione. Credo, oh, oh, ci sia qualcosa di meglio, oh, oh, e credo a questo poi a quello, oh, oh, forse non uso il cervello, oh, oh, ancora credo, oh, oh, a quello che non vedo. Oh, oh, io come se fossi cieco, nego, mi spezzo ma non mi spiego, leggo. Oh, 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 credo, oh, oh, ci sia qualcosa di meglio, oh, oh, e credo a questo poi a quello, oh, 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 forse non uso il cervello, oh, 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 ancora credo, oh, oh, a quello che non vedo, oh, 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 io come se fossi cieco, nego, mi spezzo ma non mi spiego, leggo, e ti spezzerò il cuore. Spezzerò il cuore senza una vera ragione.